Benvenuti nell'angolo del Becker. Quest'oggi parliamo di una carne che ha una grandissima storia nella gastronomia italiana, la carne di coniglio. Pensate, l'Italia è considerata in assoluto la nazione che per qualità produce i migliori conigli al mondo, ma non solo l'Italia, addirittura il Veneto primeggia proprio in questo primato per rapporto fra numero e qualità. Quali sono le caratteristiche di questa carne? Una carne considerata carne bianca, è altamente proteica, dietetica, quindi è consigliata per qualsiasi età e per qualsiasi ricetta anche. Però ultimamente proprio sta andando in voga il coniglio adattato a delle ricette particolari che implicano un lavoro che al macellaio fa perdere un pochino di tempo, o meglio il disosso. Quindi, visto e considerato che mi ci vorrà un po' di tempo e dovrò disossarlo, io inizio il lavoro e ci vediamo poi direttamente con l'ospite che ci vuole. Ecco il risultato del coniglio disossato che adesso andiamo a fare ripieno, perché quest'oggi abbiamo una regione speciale ospite qui per la cucina del Becker, anzi ospite con il Becker, Patrizia Porco. Ciao Patrizia, ciao. Ben arrivata da questa splendida regione che è la Sardegna, esatto, la Sardegna, insomma questa regione è con gente che è veramente molto amichevole, questo suolo splendente e poi anche tutte queste montagne al suo interno che regalano grandi sapori e grandi ricette. Io ti ho disossato il coniglio perché so che mi avevi chiesto questa parte per fare questa ricetta, ma di che ricetta parliamo quest'oggi, Patrizia? Allora, io vorrei realizzare questo coniglio con dei carciofi, sì, con una bella purea di patate, con il sale affumicato e con una riduzione di vino Cannonau. Cannonau, quindi vino tipico sardo. Assolutamente. Io so che qui tu stavi facendo andare qualcosa. Certo. Cos'è? Ho fatto ridurre dei carciofi già trifolati. Anche quindi, perché necessitano di una cottura di 10 minuti, quindi li abbiamo già preparati. Quindi sono anche già pronti. Li ho preparati tutto. Oh yes. Quindi questi potremmo già cominciare a farcirli. Sì, certo. Dunque, stai attenta, se tu mi dai intanto gli ingredienti vieni qui, certo, con me, che li prepariamo, sì, io poi te lo leggo. Allora, anche. Intanto lo mettiamo un po' di sale. Allora, ecco, mi recupero qui il sale, bravissima. Certo. Eccolo qua. Il pepe. Pareggiamo un po', guarda, questo qua lo togliamo. Ci mettiamo delle... Qui lo mettiamo al centro, eccolo qua. Quindi è andato pareggiato perfetto. Del un po' di pepe anche? Sì, poi ci mettiamo un po' di pancetta. Perfetto, compatta. Me la vuoi passare? Sì. Mi aiuti così? Eccolo qua. Così ritorno un po' a quello, sì, che è il mio antico mestiere, sai, certo, no? Qual è? Macellaio. Come si dice macellaio in sardo? Macellaio. Macellaio, perché da nostra parte si dice becker, No, non è macellaio. Ecco, okay, fatto questo, adesso cosa facciamo? Allora, poi ci mettiamo quindi sopra i carciofi. Ok, allora qui. Vieni. E li mettiamo sopra così. Li stendiamo un po'? Sì, li stendiamo un po'. Abbiamo le mie pinzette, certo, magiche. Mi dicevi che questa ricetta è una ricetta tipica della nostra parte, no? È una tipica ricetta, insomma, l'ho un pochino io rivisitata aggiungendoci il carciofo e poi alla fine facendo questa riduzione con il cannonau. Quindi c'è un po' di invenzione tua? Beh sì, l'ho un po' rivisitata, l'ho resa più, visto che veniva la Sardegna. Posso avvolgerlo? Allora, quindi lo arrotoliamo. Bene, in questa maniera, sì, quindi in questa a girella. Maniera così, col girello, se riusciamo magari a... Ma adesso te lo leggo io un po', guarda. Ecco, facciamo qua, così, qui si torna... Ai vecchi metodi. Esatto, adesso ti faccio vedere come leggo di solito in macelleria. Si va prima a pareggiare il tutto in questa maniera, sì, vedi? Adesso tu mi aiuti, sai cosa? Con come? Con il coltello. Qua. Ecco, guarda, faccio il deo, sa? La dopodiché, guarda Patrizia, generalmente si prende un centro, si passa, sì, sotto, e quelle lì cosa sono, Patrizia? Bacche di ginepra. Ah, le portate perché rappresentano, sì, un po', certo, anche... mi serviranno per guarnire il piatto. Certo, senti, mi dai un pezzettino di rosmarino? Scusami, di... sì, di rosmarino, ecco che è lì, guarda, così lo mettiamo qua, guarda. Però, io senti direi Patrizia, già, io ho visto che hai veramente tantissimi ingredienti qua. Quindi io direi di mettere già l'olio nel tegame. Dove andiamo a cucinare qui, no? Dove dobbiamo cucinare il coniglio. Perfetto. Quindi l'olio ben caldo. Però mi dicevi, il Cannonau, perché lo hai portato tu? Beh, l'ho portato perché è un vino oltre tipico nostro, vino, è un vino di molto interessante, anche perché ha delle proprietà molto importanti. Ma ad esempio è abbinato questa ricetta perché, Patrizia? Ma è abbinato, cioè,
proprio per una guarnizione di un piatto. Ho capito, quindi farei una riduzione, sì, immagino. Sì, sì, quindi devo preparare la riduzione. Vuoi cominciare a prepararla? Direi dai. Di prepararla. Tu inizi a prepararla, così inizio lavoriamo a mettere, insieme. Diciamo, esatto. Il vino canonau, io ti tolgo questo gli spaghi, che abbiamo portato. Eccolo, guarda. E poi per fare la riduzione necessitano di... Allora... Temperatura quindi, come la vuoi? Qui nell'olio per il coniglio alta, è media. Eccolo qua, te la metto lì qua. Quindi mettiamo delle foglie di alloro. Foglie d'alloro nella riduzione. Nella riduzione. Certo. Rosmarino, bacche di mirto. Mamma mia, ferma, che sono preziose queste, che non scappino via. Poi vi abbiamo portato anche il mirto, vai. Eccola. Così ve lo facciamo assaggiare. Ottimo. E poi le bacche di ginepro, così. E io in compenso... Okay. Sì. Sai cosa faccio? Quando l'olio è molto caldo, esatto, lo mettiamo dentro. Credo che inizi a essere caldo. Allora, l'aglio e il limone qua. Diciamo che la riduzione dovrebbe tutto già iniziare ad andare. Ho capito. Okay. Alziamo un po', cosa dici? Sì, sì. Vediamo. Sì. Senti, ma dimmi una cosa. Sì. Dunque, questa riduzione poi va di accompagnamento a no, questo? No, è per una guarnizione. Ah, sì. Una guarnizione. Una guarnizione dell'impiattamento del piatto, del coniglio. Da che parte, cioè tu da che parte della Sardegna sei? Io sono del nord, Sardegna, quindi diciamo che Sassari. Il coniglio viene consumato nella Sardegna? Sì, abbastanza. Quindi sì, questa sì, sì, una ricetta, sì, fra l'altro, sì, poi il fatto che aggiungiamo il carciofo, cioè la rendiamo anche più... Allora, più sai cosa facciamo adesso? Sì. Perché siccome ci vorrà circa, se non sbaglio, cioè una ventina di minuti, in ambedue le parti, sì. E magari abbondiamo un po'. Ecco. Ho visto un'altra cosa là, però. Allora, questo ci servirà per quando impiattiamo il coniglio, dopo che lo tagliamo, facciamo 3 dischetti di coniglio, sotto ci metto il purè con il sale affumicato. Ascolta, sopra. Il purè lo fate con le patate anche voi? Perché come si fa? Allora, sai se cosa? Non con le patate. Adesso la sorpresa ve la riserviamo alla fine, perché noi cuciniamo, certo. Ci vediamo tra poco. Patrizia, allora insomma, guarda, abbiamo aggiunto delle verdure, hai visto? Sì. Abbiamo aggiunto delle carote, un po' di sedano, certo. Un po' di alloro, un po' di cipolla, sì. E la nostra abbiamo fatto. Che certo, è pronto, è già no? Pronto per tagliare. La tua riduzione è già è perfetta. Fatta. Allora facciamo devo una aggiungerci cosa. Solo un pochino di miele, che allora adesso lo vedremo. Andiamo a impiattare allora. Io allora intanto che tu impiatti, cioè che tagli, io aggiungo un pochino di miele all'infuso. Perfetto. Io approfitto, sai per cosa fare? Sì. Ricordare invece a voi telespettatori che potete partecipare anche voi come ospiti in cucina qui con me. Guardate, la Patrizia è arrivata addirittura dalla Sardegna, quindi basta che andiate a vedere il sottotitolo, cliccate, vi iscrivete e magari un giorno facciamo la ricetta insieme anche con voi da casa, che potete esprimere il meglio di voi in una cucina meravigliosa come questa. Ci certo, siamo? Certo, pronto. Bene, allora esatto. Senti, io quasi quasi inizierei a tagliare l'arrosto. Certo, siamo quindi in chiusura. Io prendo. Tu mi recuperi il piatto, bravissima. Patrizia, lo taglio centralmente. Sì. Ti spiego anche il perché. Andrebbe tagliato. Guarda che meraviglia. Guarda che robetta. Guarda. Bello. Guarda. Questi carciofi. Bravissima. Effetto che hanno fatto. Ti dicevo che lo taglio centralmente per un semplice motivo. Perché andrebbe raffreddato un po'. Noi ovviamente certo. Per esigenze televisive. Quante fettine vuoi che faccia? Ma facciamone 3. Va bene. Allora ti accontento. Oh yes, quindi io nel frattempo... Attenzione. Siamo in Sardegna. Allora, cosa prepari tu? Io ho già preparato questo purè di patate. Certo. Quindi prima di impiattarlo... Quindi questo va come fondo sì, come il fondo nel perfetto. Piatto. Quindi verso questo purè al centro. Quindi purè di patate è molto semplice. Sì, sì, abbiamo già fatto fare prima. Sì, quindi questo ecco è la cosa qua. Che fanno tutti in casa. Adesso... Lo allarghiamo col piatto. Bene. Senta un momentino. Posso aiutarti? Siamo quasi in fase di chiusura. Sale. Ok. Bravissima. Eccolo qui. Sto per magia. Certo. Un po' di sale. Sale affumicato. Lo metti dentro. Ah, sopra sì, il purè. Sì, sì, lo metto sopra il purè, così le dà quel tocco di... Di retrogusto un po' certo. Anche... Un po' sardo. Esatto. Eccola. La riduzione. Ecco qua. Perfetto. Quindi... Mettiamo, no, la riduzione la metto no, dopo, allora. Quindi le 3 fettine di... Ferma, questa te le metto io, sì. Vieni qui, allora, 1, 2, e anche in terza, vabbè. Perfetto, okay. Allora, poi ci dobbiamo mettiamo, dobbiamo chiudere velocissima, ok, la riduzione, sì. Che non è molto ridotta, sì, vai, la metti di accompagnamento,
Forse andava tirato un po' di più, no? Infatti era tirata l'altro. Vabbè, però questo è anche il bello della diretta, eh? Certo. Quindi, questo ricordiamo la riduzione di Cannonau, questo, ok? E poi le mettiamo quest'altro, che non c'è cucchiaino. Questo, allora, vai. Facciamo così, lo giriamo. Eccolo qua in diretta. Il bello della diretta. Perfetto. Ecco qua. Okay. Due passate ancora. Allora, al volo, ecco qua il piatto, direttamente dalla Sardegna, fatto da Patrizia. E come sempre vi ricordo che chiunque può essere bravo in cucina, purché ci metta passione. Grazie. Parola di Becker e di Patrizia. Ci vediamo alla prossima. Grazie. Aiuto. Aiuto.